Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, lei ha partecipato a questo incontro organizzato dall'USB, il sostegno della Regione ai lavoratori ILVA, ai dipendenti ILVA in AS. Non soltanto i corsi di formazione professionale, ma stiamo lavorando per quanto riguarda un'integrazione oraria attraverso dei lavori di pubblica utilità che possano essere utili non soltanto ai lavoratori per dare un indennizzo, un aumento della loro retribuzione che come sappiamo è di 1000 euro al mese, ma anche e soprattutto poter aggiustare, poter migliorare le città Taranto, ma non soltanto Taranto, attraverso piccoli lavori di manutenzione che terrebbero impegnati per alcune ore al giorno i lavoratori, dandoli non soltanto l'integrazione salariale ma anche la dignità del lavoro, perché penso che sia mortificante stare, e sono certo che è mortificante stare molti giorni, molti mesi, molti anni a casa senza fare niente percependo l'indennità. L'impegno c'è. E la certezza che terminati questi 5 anni per questa gente ci sarà una esistenza lavorativa. La speranza è quella, noi continuiamo a lavorare anche facendo pressione politica, diciamo, sull'orientamento delle scelte della fabbrica, chiedendo e facendosi carico della realtà tarantina. Taranto ha dato tanto e sarebbe giusto che questi lavoratori, almeno chi volontariamente vuole rientrare, potesse rientrare al lavoro. Tra le altre cose, non tocca a me dirlo, lo dirà certamente l'avvocato che ha seguito la vertenza, sono stati fatti dei piani di classifica che assolutamente non tengono conto di tanti elementi, sono sbagliati, non sono fatti bene, molti lavoratori sono assenti. E quindi praticamente, nonostante una sentenza del giudice, a 60 giorni di tempo ci troviamo ancora con un pugno di mosche in mano.